Luglio 2017. Ho scritto un articolo sui primi cristiani, come erano, cosa credevano, cosa facevano, come vivevano la loro vita cristiana. L'ho scritto e adesso lo metterò in una registrazione automatica dove voi potrete sentire questa voce meccanica che lo legge. Andiamo a vedere. I cristiani gnostici del primo secolo Fred Zaccaria luglio 2017. Introduzione. Sappiamo che nel 325 c'è stato il primo meeting dell'impero romano per mettere mano nelle cose religiose dei plebei, cioè il popolino, per avere controllo sulle anime della povera gente. E allo stesso tempo avere un controllo serrato in tutto l'impero pervaso da agitazioni in quel periodo. L'obiettivo era di stilare dei confini religiosi, dei paletti per la gente. Puoi partire da qui, la Genesi, e terminare qui, Apocalisse, e guai a te se devi. AP.22, 18. Ecco che il diavolo ha usato grandemente Costantino per mandare avanti la sua agenda, e ha funzionato benissimo. È stato Costantino ad orientare, in ultima analisi scegliere, i contenuti del Nuovo Testamento, a dispetto di quelli che parlano di un antecedente codice muratoriano che conteneva gli attuali 27 libri, o lettere, rotoli. Vedi l'intervista in inglese fatta al missionario Zaccaria su YouTube Fred Zaccaria datata 7 maggio 2017 intorno a questo tema. Ma in mezzo a tutto questo marasma c'era un gruppo di cristiani che brillava, che era vibrante, un gruppo che partiva proprio dal momento dell'ascensione del Signore e l'attesa dello Spirito Santo che vi insegnerà ogni cosa. GV 14 e 26. Questi erano i primi cristiani gnostici. Chi erano i primi cristiani? E come vivevano questi primi cristiani che non volevano essere gerarchizzati, istituzionalizzati? Per saperlo con certezza e sicurezza bisognerebbe, 1. Inventarsi la macchina del tempo, ritornare indietro e vedere, impossibile, 2. Si può avere una mezza idea, falsa e tendenziosa, dai nemici dei primi cristiani liberi battitori denominati eretici dagli antichi sapientoni padri padroni. I sapientoni istituzionalizzati e gerarchizzati erano scrittori tipo Ireneo, Origene, Clemente d'Alessandria, Tertulliano, Atanasio, eccetera. Sottoscrivevano ai dettami dell'establishment dell'epoca, l'impero. Quindi non erano affidabili per rispondere alla domanda in alto. Conosco i loro scritti per sommi capi. Ovviamente le varie chiese odierne, in ordine cronologico, ortodosse, cattoliche, protestanti, evangeliche hanno grande stima e riguardo di questi padri. Hanno grande stima perché anch'essi fanno parte dello stesso establishment. 3. Dalla Bibbia, in parte, ma soprattutto mediante un contatto personale immediato, diretto, spontaneo, continuo con Dio, cioè Gesù. Ecco cosa possiamo sapere da velenosi scritti contro i loro fratelli cristiani liberi battitori. Possiamo in effetti registrare varie informazioni da questi padri padroni della Chiesa. La prima cosa che salta all'occhio è che li chiamavano in maniera denigratoria eretici dal greco eresis, cioè libera scelta o liberi battitori. Facevano ridere, perché così dicendo esaltavano il loro ruolo di servi del regime. È come se un direttore di una banca commerciale uscisse per strada al commerciante davanti a lui che ha una bella bancarella e vende. Egli dice servo eretico ignorante del commercio. Fa
Farebbe ridere perché quel poverello è libero e pratica il commercio che è nel suo DNA, senza guardare l'orologio, e scommetto che guadagna anche più del direttore della banca, che ha studiato la teoria e aspetta a fine mese lo stipendio, e ha come capo i suoi superiori, quindi il servo è lui. Questa è una similitudine, un parallelismo, un piccolo esempio, forse calza e forse no. Ad ogni buon conto, i primi cristiani gnostici chiamati in maniera dispregiativa eretici erano come pecore senza pastore, ognuno pascolava separato dall'altro, erano volutamente solitari. Non avevano riunioni di chiese non solo per non essere identificati facilmente, negli assembramenti dai nemici, ma semplicemente perché era il loro modus vivendi di vivere in solitudine, sospinti dalla volontà del Creatore. Erano felicemente singoli e in perfetta compagnia e sintonia col Padre Figlio Spirito Santo, testimoniavano ai non credenti uno a uno, proprio come sta facendo e vivendo ora il missionario Zaccaria. Guarda l'immagine del post, il credente del primo secolo, solo soletto, in contatto diretto, con Dio, e testimonia della necessità di avere questo contatto diretto al suo prossimo, la pecorella smarrita. Vediamo che dall'immagine i primi cristiani non si mischiavano con il gruppo, guarda le pecorelle dietro, i credenti in chiesa, perché il gruppo era distratto, ipnotizzato dalla gerarchia ecclesiastica. Va bene così per il momento. L'articolo lo potete vedere su internet, potete andare nel mio sito www.fredzaccaria.it e cliccare articoli e poi seguire i link, lì ci sono gli articoli. E grazie a Dio.